sono qui, sono stata ospitata da Fenisia, ci siamo conosciute al Festival Tutte Storie, era rimasta colpita dal lavoro che proponevo ai bambini e così sono venuta qui. Io lavoro con i piccoli, i bambini del nido, e scuola infanzia e primo ciclo degli elementari. Porto degli spettacoli che nascono da dei grandi libri magici e la presenza di un gnomo molto simpatico che si chiama Gaspar mi accompagna in questa avventura. È un'avventura che si anima di filastrocche, canzoni, è un percorso molto interattivo in cui i bambini sono coinvolti e a partecipare proprio col gesto, con la voce, con la parola e ci si diverte molto. Stasera siamo qua per entrare dentro i libri attraverso la danza, però con i grandi anche, sono con i bambini. Entreremo proprio sull'evocazione di quello che abbiamo sentito adesso nell'ultimo incontro per il premio Andersen. Sono stati presentati dei libri bellissimi, La diga, Terranea, che parlano di queste terre antiche o immaginarie. E noi danzando entreremo come facevano una volta nelle piazze, nel popolo si riuniva per danzare in cerchio. Danzeremo in cerchio come se fosse un libro chiuso e sperimenteremo questa gioia della condivisione. Un saluto alla festa del libro, io ringrazio tantissimo Fenisia e tutto lo staff, tutta l'associazione che ci ha accolti in modo meraviglioso, con questo calore, con questo affetto bellissimo, mi porterò nel cuore questa esperienza. E ringrazio tutti, un'occasione per ritrovare tutti gli amici autori, speriamo di rivederci ancora. Grazie mille.